Prima di dare la parola a John Alpin e quindi dare finalmente inizio al seminario, vorrei giusto qualche minuto del vostro tempo per spiegare la nostra realtà, la realtà di Euravia Napoli, cioè chi siamo e che cosa cerchiamo di fare per gli studenti. Un attimo solo che prendo la presentazione. Devo condividere. Perfetto. Ok. Allora, come già detto, mi ripresento. Sono Pasquale Scutiero, un executive member dell'Associazione Euravia Napoli. Vorrei quindi spiegare praticamente brevemente che cos'è che cos'è Euravia Napoli, quali sono le nostre attività. International Event, perché la nostra associazione è un'associazione internazionale, apartitica, non profit e apolitica. E ovviamente con la sezione contatti, se siete interessati e volete quindi avere maggiori informazioni sulla nostra realtà. Che cos'è Euravia Napoli? Da dove nasce Euravia Napoli? Euravia Napoli nasce nel 1991 grazie al professore Luigi Gerardo Napolitano, che è stato un grande professore della Federico II, che ha camminato quindi per i corridoi che qui vediamo, quindi penso che lo ricorderete, è stato uno dei grandi professori di questa università. E successivamente l'associazione viene dedicata poi al generale Umberto Nobile, infatti per questo il nostro nome è Euravia Napoli, Umberto Nobile. Qual è la nostra vision? È quella di promuovere praticamente migliorare le soft delle hard skills dei nostri soci, dei nostri associati, per dare praticamente quindi diciamo un profilo più completo che, in modo tale che gli studenti, gli associati, dopo la carriera universitaria potranno quindi trovarsi in una situazione un po' più stabile anche a livello di aziende, vedere che cos'è, cosa c'è oltre l'università, si potrebbe dire. E noi, i nostri obiettivi, quindi, qual è la nostra mission? È quello di costruire praticamente quelli che sono dei ponti fra la realtà accademica e quella aziendale. È questo che noi cerchiamo di fare. Ma in che modo noi riusciamo a dare quest'altro aspetto che completa il profilo di uno studente? Per esempio, attraverso i nostri workshop ingegneristici. Sono questi che rappresentano praticamente i nostri di punta dal 2018 fino a questa parte. Euravia Napoli ha organizzato delle competizioni, quindi delle challenge, proprio per stimolare lo studente, per stimolare gli associati a incrementare la loro passione e a dare un aspetto più pratico a quello che sta studiando. Per esempio, nel 2018 abbiamo realizzato tramite Unila Rocket l'evento, è realizzata una competizione su razzomodelli. Nel 2019 ci siamo cimentati quindi nei droni, quindi nell'aspetto della dronistica, quindi programmando e progettando e costruendo. Poi purtroppo dal 2020, con la venuta della pandemia, gli eventi sono diventati online, ma questo non ci ha fermati. Infatti tramite UAS siamo sempre andati sul settore della green, quindi siamo sull'aspetto green, tramite i nostri partner tipo la Green Tech Solution, e nell'ultimo del 2021 tramite la Challenge for Design e l'aiuto della Unina Corse Team Elettrico abbiamo diciamo fatto una challenge sulla CFD, in cui praticamente gli studenti dovevano un alettone per una macchina che aveva diciamo determinate task non mi viene la parola, però che doveva eseguire. Detto questo, quindi quali sono le nostre altre attività? Cosa noi ci poniamo a fare per compensare per dare questa overview fuori l'università? Per esempio, visite in azienda, quindi mostrare agli studenti come si lavora in azienda, che cos'è, come lavora un'azienda. Seminari a Conference Call, tipo per esempio quel seminario che ringrazio ancora, realizzato con Aeropolis e con AIDA, che dà delle altre conoscenze ulteriori, approfondite, aggiornate sul settore che ci appassiona. Eventi sociali e il battesimo del volo, per esempio. Qui c'è il professore Nicolosi che spiega praticamente al secondo anno il corso di piano di prestazioni, il professor Agostino De Marco che fa manovre stabilità e altri, e praticamente quindi ogni studente ha la possibilità di andare su un ultraleggero e verificare praticamente che quello che studia è proprio così, quindi ha questa possibilità. E se ispirano particolarmente particolare fiducia, magari il pilota dà anche un po' il comando per fare qualche piccola virata. Detto
Detto questo, come ho detto, l'associazione è anche internazionale, infatti ci sono molti eventi, l'ultimo si è tenuto proprio qualche giorno fa, che era un congresso internazionale di elezioni, però ci sono anche altri eventi tipo fly-in, workshop internazionali che danno la possibilità sia di fare nuove conoscenze, di imparare la lingua e soprattutto di divertirsi imparando tante altre cose, sempre anche a livello magari competitivo o a diciamo, altre situazioni. Quindi tutto questo noi non lo potremmo fare senza i nostri partner e i nostri sponsor. Infatti voglio ringraziare l'Università, soprattutto l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che ci sostiene in ogni nostra iniziativa, come per esempio questo seminario, dove ci ha permesso di ospitarlo in questa magnifica aula Massimilia. Detto questo, per i nostri contatti, questa è la nostra sezione contatti, per altre informazioni trovate tutto sul sito, anche per come iscriversi e avere altre informazioni per quanto riguarda la nostra realtà. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e possiamo finalmente iniziare con il nostro seminario.